Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospiti parlando, questa puntata è esclusivamente dedicata a un film documentario, Come un padre. A questo punto abbiamo ospite l'autore della colonna sonora, Paolo Costa, abbiamo la sceneggiatrice Alessandra Cré e abbiamo ospite, importante a questo punto anche, importante per il cognome, visto Mazzone Iole, che è stata comunque anche attrice nel documentario. A questo punto io partirei come gentiluomo e come cavaliere. Partiamo subito dalla sceneggiatrice. A questo punto è stato facile creare questa sceneggiatura di questo film documentario. Poi alla fine teoricamente doveva nascere da sé, ma penso che non sia stato così semplice poi alla fine raggiungere a questo risultato. Allora, è stato facile relativamente, la cosa che è stata per noi più difficile, ed è ancora difficile, anche adesso che l'abbiamo fatto, perché abbiamo dovuto lasciare fuori tantissime cose. Ecco, la cosa più difficile è stata, farlo durare 78 minuti, perché quando si parla di Carlo Mazzone c'è così tanto da raccontare che a un certo punto noi ci siamo detti, io, Alessio, Francesco e Paolo Ansaldi, il produttore, ma perché non facciamo una serie? Perché abbiamo dovuto lasciare fuori tanta, tanta, tanta roba. Quindi quello è stato l'aspetto più difficile per noi. Noi speriamo che nel DVD del documentario vengano messi degli extra che purtroppo ci siamo persi per strada, cose divertentissime, racconti divertentissimi. Per esempio, c'è stata l'intervista a Gianluca Nani, che è stato proprio Gianluca ci ha raccontato tanto, ma tutti, tutti, però lui poi l'ha fatto con una comicità, una cosa di. È stato veramente difficile lasciare tutte queste cose fuori, ripeto, quindi noi speriamo che almeno alcune di queste cose verranno messe negli extra del DVD del documentario. Quindi questo, ecco, è stato l'aspetto più difficile. Poi, per quanto riguarda la struttura del documentario, ovviamente abbiamo dovuto scegliere una strada, quello non è stato tanto complicato. Con Francesco e Alessio, la cosa che ha facilitato molto me e Francesco Trento è stata avere stamattina Francesco in un'intervista l'ha definito il mazzone, Alessio Di Cosimo è stato il nostro mazzone perché Alessio aveva le idee chiarissime, ha avuto da subito Alessio Di Cosimo, il regista, le idee chiarissime, quindi io e Francesco Trento siamo stati molto facilitati da questa cosa, per cui ecco, per risponderti posso dirti che grazie ad Alessio, che è stato veramente l'uomo in più di questo documentario, è stato un lavoro sicuramente più facile per me e Francesco sceneggiare il tutto, la storia. Altrimenti rischiavamo di perderci nella carriera meravigliosa e infinita di Carlo Mazzone. Questo era un rischio concreto. Io passerei a Iole. Hai sicuramente, parlando di Mazzone, perché non so perché, ma questione è una questione un po'. Recitare nello stesso documentario è stato per te semplice oppure hai trovato più difficoltà di quello che immaginavi all'inizio? Beh, allora, quando mi definiscono attrice in questo documentario mi viene sempre un sorriso, no? Perché il recitare è quasi un imitare qualcosa, invece interpreto me stessa in questo docufilm e tutte le reazioni che ho sono nel girato sono in realtà vere, reali, quindi diciamo partivo già con un bel bagaglio emotivo, anche perché appunto io ero molto piccola quando mio nonno ha smesso di allenare, quindi anche questo mio ruolo di scoprire proprio la vita, la carriera di mio nonno, in parte è molto vero, perché appunto l'ho sempre vissuto come un nonno, come un familiare, come una persona che mi è stata sempre vicino, e quindi scoprire un po' il suo passato, la sua storia. È stata veramente una grandissima emozione che non ho saputo nascondere e che alla fine in questo progetto, insomma,
è servito molto, e perciò non è stato un lavoro molto duro perché appunto già partivo abbastanza carica, però è stato sicuramente uno dei lavori che porto nel cuore, in parte perché riguarda mio nonno, una figura per me di grande riferimento e soprattutto perché è un lavoro che abbiamo seguito io e mio papà con testa e con cuore e con soprattutto tanta passione. E quindi è indubbiamente il lavoro a cui tengo di più e sono veramente, veramente contenta che stia andando così bene. Siamo tra i 10 film più visti su Amazon, l'altra sera eravamo secondi, quindi è un bel traguardo. A questo punto io passerei, dando iniziare a parlare della musica, perché una parte importante anche nell'emotività del video documentario è anche la musica. Prima cosa, è stato semplice riuscire a collaborare, perché poi tu devi collaborare con il regista, con il montatore, il tecnico, il montaggio, e studiare le canzoni per quei momenti, quei frame, quegli attimi, soprattutto emozionali del documentario. Allora, premetto che con Alessio Di Cosimo abbiamo lavorato molto insieme già dal 2014, abbiamo fatto il primo cortometraggio insieme e da lì, insomma, è nato un sodalizio che ci portiamo avanti da anni. Quindi conosco la sensibilità di Alessio come regista, conosco i suoi gusti musicali, so quando mi chiede le cose cosa cerca, a prescindere dalle idee musicali che lui chiaramente, come tutti, diciamo, la maggior parte appunto dei registi insieme ai montatori, con le musiche che appoggiano, no? Molto spesso vengono utilizzate delle musiche per far capire un po' il carattere generale di quella scena, che io poi comunque, vuoi o non vuoi, tendo sempre con un occhio abbastanza clinico e critico anche a decifrare quello che chiede Alessio e anche quello che sia giusto per la scena. E alla fine troviamo sempre un compromesso che per fortuna fino ad oggi ha portato solo un grande apporto ai lavori che fa Alessio. È contento lui, è contento tutto il cast tecnico, artistico, per fortuna. Quindi, insomma, le cose stanno andando, direi, molto, molto bene. Fare la musica per questo docufilm, lo dico sinceramente, è stato divertente, è stato bello. Ammetto di essere, insomma, è stato anche commovente perché mentre componevo alcune scene, devo essere sincero, mi scendeva la lacrimuccia nonostante stessi facendo quelle musiche. E molto spesso, magari, questo mi porta a capire che la scelta è azzeccata rispetto alla scena che sto musicando. E cerco sempre di fare le musiche, diciamo, metà da compositore e metà da spettatore, perché molto spesso magari il compositore si lascia andare, diciamo, si lascia prendere da tutte le parti tecniche, compositive, arzigogolate, cervellotiche, ma magari mi fa fare una cosa semplice e diretta che vada al cuore delle persone, molto spesso sembra una stupidaggine, ma garantisco che non lo è affatto. Per fortuna Alessio mi dà molto spesso carta bianca su questo e cerco sempre di accontentare lui e tutti, insomma, i registi con cui ho avuto il piacere di collaborare. Ecco, diciamo questo. Come dicevo, fare diciamo una musica per Carlo Mazzone è stato bello, anche perché, insomma, sono anche un tifoso romanista, quindi, insomma, è stato meraviglioso comporre questa musica, ad essere sincero. Bello e divertente. Se dovessimo selezionare per voi, ognuno di voi, una scena che vi ha lasciato quell'emozione in più in tutto, perché il cortometraggio noi l'abbiamo visto, anche noi l'abbiamo visto, se dovesse descrivere un frame, un momento dove la musica e le parole dei personaggi vi hanno emozionato di più, vi hanno lasciato qualcosa in più, secondo voi quale sarebbe? Chi A parla? ognuno di voi. Chi parla? Però poi ti facciamo la stessa domanda, eh? Poi lo chiediamo anche a te come spettatore. Pietro, partiamo noi. Chi parte? È difficilissimo Parte dirlo. Pietro, su, facciamo così. Cosa? Facciamo partire Pietro a questo punto. Facciamo partire Pietro? Eh sì, dai. Ma la parte più emozionante e più bella è stata la corsa di Mazzone sotto. Nonostante che io sia ascolano, che tifi l'Ascoli, e
Mazzone è sicuramente un'istituzione per Ascoli, però la corsa e le parole che ha detto Guardiola nel momento in cui ha detto ma quello è il mio allenatore, lì probabilmente è stato più, mi ha lasciato la pelle d'oca perché ho capito che Mazzone era quello e Guardiola era quello. Grazie, grazie Pietro. Ci dai anche l'occasione di precisare che molte persone, perché noi, soprattutto io e Paolo, ci stiamo leggendo molti feedback su Facebook, stanno Vero. scrivendo, vera pure Iole, insomma, hanno scritto su Instagram, stanno scrivendo ma poi delle cose bellissime. E Bellissimo. ci stiamo rendendo conto, mi sto rendendo conto che molte persone non sapevano per quale motivo Mazzone avesse fatto quella corsa. Cioè, no, non lo dico, non faccio spoiler, dovete guardare il documentario per saperlo, se non lo sapete. Però mi sono resa conto che molti non lo sapevano il perché, cioè la motivazione vera. Quindi grazie che ci hai dato l'opportunità di dirlo. Per me è difficilissimo rispondere a questa domanda, diciamo che mi viene in mente così subito come musica originale quella che parla del rapporto con Maria Pia, insomma, no? Con la moglie, che è un pezzo bellissimo, quando si parte a raccontare non so che cosa dire e cosa non dire, perché insomma, chi non l'ha visto non mi va di fare spoiler, però ecco, quando si parla del rapporto tra Carletto e Maria Pia, il pezzo che parte è molto bello. E poi tra i pezzi non originali trovo molto 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 commovente il pezzo in cui parte Stella, no? Di Antonello Venditti, quello che parla della Roma, e quella finale di Franco 126 e basta, mi taccio, se no direi Perfetto, tutto. Vai, sentiamo Iole e Paolo. Paolo però è de parte, eh? parte. No, comunque io mi accodo subito ad Alessandra. La prima canzone, il primo momento che mi è venuto subito in mente è stata proprio la canzone sul pezzo dei miei nonni. In primis perché, vabbè, ovviamente il loro amore è duraturo. Adesso sono a 56 anni di matrimonio, quindi già questo è un grandissimo traguardo, e soprattutto perché, cioè, oltre che un grande amore con mia nonna e con la famiglia, c'è anche un grande amore con Ascoli. E le parole di questa canzone, adesso non voglio dare spoiler, però vabbè, il concetto è che insomma si torna sempre dove si sta bene. Colgo l'occasione per dire che mio nonno, una volta arrivato ad Ascoli, non l'ha più lasciata. E da dovunque si trovasse, lui tornava la domenica sera ad Ascoli, da sua moglie, dai suoi figli, dalla sua famiglia, per poi ripartire il martedì, che si trovasse a Brescia o che si trovasse a Cagliari. Quindi questa canzone, oltre che rappresentare l'amore tra due persone, rappresenta un po' il legame che può avere un uomo con la sua famiglia, con il suo passato e con i suoi affetti. Poi, vabbè, ovviamente altri momenti molto emozionanti. Io credo che il film sia una montagna russa. Sicuramente sì, a livello di musiche la colonna sonora è prolifera di grandi pezzi. A livello di emozioni, proprio di frame, citerei un po' il passaggio della morte di Vittorio Mero. Anche lì è stato veramente un momento molto, molto commovente. Adesso tocca al nostro Sì, compositore. grazie. No, diciamo che Iole ha un po' anticipato quello che ha detto io. Effettivamente, beh, giustamente mi ha detto anche Alessandro, sono un po' di parte, quindi insomma, qualsiasi cosa dico sulla colonna sonora, tutto quello che si sente, insomma, è una scelta ponderata, quindi non posso dire cosa mi piace e cosa non mi piace, però posso dire che effettivamente il momento della storia dei nonni, soprattutto anche un po' la costruzione, visto un docufilm, no? C'è una parte prettamente filmica, che diciamo è la carriera un po' ricostruita del Mazzone giovane, che devo essere sincero, mi piace molto come viene raccontata e come viene spiegata. E come dice anche Iole, effettivamente la parte dedicata a Vittorio Mero è un momento di assoluta profondità emotiva, sia musicale che di racconto. Poi c'è anche l'aneddoto del regista che racconta spesso, che era un punto, Alessandra, questo insomma lo può dire meglio di me sicuramente,
un punto che non era scritto in sceneggiatura, e questa cosa a me mi ha colpito perché non lo sapevo sinceramente. Io pensavo che quella di Vittorio Mero era proprio una scelta degli sceneggiatori da raccontare, no? Proprio ricercata. Invece è un qualcosa che è uscita fuori un po' all'unisono con tutti i calciatori che hanno raccontato questo, di questo giocatore, che io, detto sinceramente, nella mia ignoranza, io insomma seguo la Roma, però purtroppo non sono un appassionato di calcio, diciamo, in maniera universale, e non mi ricordavo perché ero abbastanza piccolo, diciamo, a livello di età. Eppure, quando poi insomma ho visto questo racconto di questo ragazzo, di come sono andate le cose, devo essere sincero, mi ha toccato particolarmente. E non so se Alessandra vuole aggiungere qualcosa per quanto riguarda anche il comportamento che ha avuto il mister, no? E nei confronti della squadra è stato, secondo me, esemplare, è stato molto esemplare. E Alessandra, cosa aggiungi? Ma io, hai detto tutto tu. Diciamo che il gesto che Carlo Mazzone ha fatto anche in quell'occasione, in occasione della morte, nell'occasione della morte di Vittorio Mero, dice molto sul personaggio, sull'uomo, non sul personaggio, sull'uomo Carlo Mazzone. Quindi hai detto tutto tu, non l'avevamo inserito in scaletta quel pezzo, e Alessio ha detto una cosa giusta e bella, ha detto è stato quel pezzo che ha scelto noi, non avevamo scelto noi di inserirlo in scaletta, però è venuto fuori perché intervistando i calciatori, Emanuele Filippini, se non erro, ci ha raccontato, ci ha detto insomma che era in stanza lui con Vittorio Mero, ci ha raccontato questa storia, ma anche gli altri ci hanno parlato di Mero, e è uscito fuori questo pezzo che secondo me tutto sommato è un bel omaggio a Vittorio, che abbiamo fatto con molto rispetto, e tutto abbiamo trattato con enorme rispetto, tutto il documentario, grande rispetto per Carlo Mazzone, rispetto per Vittorio Mero. Siamo stati molto contenti all'anteprima di sentire il pubblico dopo il pezzo, quando è andato insomma sullo schermo il pezzo di Mero, c'è stato un bel applauso, questo ci ha reso molto felici, così come ci sta rendendo molto felici, ci stanno rendendo felici feedback, e che le persone stiano veramente capendo, se non si fosse capito prima, chi era Mazzone, che uomo era Carlo Mazzone. Questo sta arrivando e noi di questo siamo estremamente felici. Vedere il film su schermo di televisione con Amazon Prime è una cosa, ma vederlo in sala di cinema con lo schermo enorme, con il silenzio, nessun cellulare, nessuna distrazione davanti, con questo pubblico, qual è la sensazione, l'emozione che avete provato nel vederlo a schermo grande? Perché il televisore possa essere grande quando vuole, ma il cinema è un altro pianeta. Forse tutti la stessa emozione, non so se avete pianto, io sì, cioè nel senso, io okay. ho pianto, ma pure quando l'ho visto su Prime, però sì, al cinema, poi sentire le risate, sentire le persone intorno, sentire gli applausi, è stato, e considera Pietro che al cinema per me era la 16ª volta che lo vedevo. E nonostante fosse la 16ª volta che lo vedessi, dopo averlo scritto, quindi lo sapevo a memoria, dopo aver sbobinato le interviste, pure quelle sapevo a memoria, io ho pianto pure per la 16ª volta che l'ho visto. E a questo punto, Iole, vedere la storia di tuo nonno raccontata dai protagonisti, poi tu hai visto più interviste perché chiaramente hai seguito più interviste, e sentirsi raccontare un mondo che in realtà tu non hai vissuto perché eri piccola, che sensazione hai provato, che emozione hai provato? Beh, indubbiamente sono state delle giornate che mi hanno toccato profondamente. Vabbè, mio padre ha pianto a tutte le interviste, anche nei momenti in cui si rideva lui si commuoveva, perché ovviamente è suo padre ed è un po', il padre è sempre un po' un eroe per tutti noi, no? E, ho scritto questa riflessione che dice che se per i figli i genitori sono dei punti di riferimento, per i nipoti i nonni sono dei punti di riferimento al quadrato. Perciò ascoltare tutte queste interviste, tutte queste dichiarazioni, ma che provenivano proprio dal cuore,
di questi giocatori non è scontato, ovviamente. Soprattutto per i giovani, penso che questo documentario possa lanciare un messaggio molto importante, e anche un po' un messaggio di speranza, perché ovviamente le persone per bene ci sono e spiccano in qualsiasi ambiente si possano trovare, in qualsiasi tipo di situazione, e dei loro insegnamenti dobbiamo fare assolutamente tesoro, e nonostante fossi consapevole della grande persona qual è mio nonno, sentire proprio queste parole che provenivano dal cuore, proprio come se fossero dei loro figli, mi hanno un po' scosso. Cioè, ancora, è quasi, un po' brutto da dire, però quasi che non ci credo, perché è un po', sono delle dichiarazioni che solo magari un figlio potrebbe riservare al proprio papà. E sentirle dalla bocca, insomma, di Roberto Baggio, Francesco Totti, Materazzi, Guardiola, insomma, persone di una certa notorietà, mi rendono molto orgogliosa, del nonno che ho, e spero, insomma, che un giorno possa io e tutti noi nipoti possiamo essere apprezzati almeno un'unghia di quanto è apprezzato nonno. E chiudo dicendo che, appunto, ricollegandomi alla domanda di prima, alla proiezione che abbiamo fatto ad Ascoli, al Teatro Ventidio Basso, è stata proprio una serata, che esplodeva di affetto, di amore. C'è stato proprio il pubblico coinvolto a qualsiasi parola, non si è perso proprio un momento di questo film. E questo è stata una grande gioia e soprattutto una soddisfazione immensa. Quindi siamo molto, molto orgogliosi. Io a questo punto riavvolgo il nastro e torno al numero giorno zero, quando vi è stato proposto di fare come un padre. Qual è stata la vostra reazione, ma soprattutto qual è stato il pensiero che vi ha unito un pochettino questo progetto che è stato iniziato e presentato? La proposta l'ha fatta Iole, hanno fatta Iole e Massimo ad Alessio, Alessio l'ha fatta a me, felicissima, perché Carletto Mazzone l'ho sempre amato, e lo amavo prima, adesso proprio, cioè, un amore proprio ormai incontrollabile, e quindi felicità, e ho detto finalmente era ora che qualcuno facesse un qualcosa su Carletto Mazzone. Com'è possibile, dicevamo, che non esista nulla, no? Che non siano stati fatti prima, non sia stato fatto prima qualcosa su Carlo Mazzone. Quindi finalmente. E poi da lì è stato tutto bellissimo. Come dice Petruzzi, spoiler, come dice Petruzzi a un certo punto del documentario, dice: è stato tutto bellissimo. Così per noi è stato tutto bellissimo, è bellissimo ancora, e basta, lascio rispondere Paolo. Sì, come ho detto anche diciamo, prima, Alessio aveva questo, diciamo, a me Alessio mi aveva già contattato, che aveva fatto già diciamo, le riprese e mi contattò diciamo, a inizio del montaggio, quindi ecco, mi diede questo, diciamo, questo premontato e da lì insomma le idee sono state abbastanza, anzi diciamo molto veloci. La colonna sonora è stata scritta in tempi veloci perché era tutto già scritto, cioè fondamentalmente quando si guarda un film fatto bene, una storia ben raccontata, alcuni volti, anche quando io l'ho detto del padre di Massimo, che era sempre con le lacrime agli occhi, io non lo nego, ma molta dell'ispirazione di quella musica l'ho presa da quegli occhi, l'ho presa dalle espressioni di Carlo Mazzone, dai movimenti di Iole. Cioè, sono quelli alla fine che fanno la musica. Io non, cioè, è brutto dirlo, ma è come se non avessi fatto niente alla fine. Ho fatto una cosa che per me è stata estremamente semplice, perché era già tutto fatto, fondamentalmente, tutto qua. E quindi è bello per questo, perché è genuino, è vero, è autentico, è fatto da gente vera. Non c'è nulla, nulla, nulla di artefatto. Col cuore, è stato fatto Esatto. veramente col cuore questo documentario. Posso aggiungere una cosa sugli occhi di Massimo Mazzone? Perché in realtà non è vero che la proposta di fare come un padre l'hanno fatta Iole e Massimo. La proposta l'ha fatta Alessio a Iole e Massimo perché vedeva quegli occhi di Massimo. E quindi un giorno ha detto: ma possibile che
Tu queste cose le devi raccontare, le dobbiamo raccontare in un documentario, giusto? Iole, correggimi se sbaglio. Benissimo, E corretto. all'inizio Massimo non voleva comparire nel documentario, ma quando ci raccontava le cose a noi autori, noi facevamo delle riunioni anche in video, no? E noi vedevamo gli occhi di cui ha parlato Paolo con cui lui ci raccontava le cose. E noi gli abbiamo detto: e te non vuoi fare nulla, non vuoi comparire nel documentario. Ma gli occhi forse di Massimo Mazzone che parla del padre parlano più delle parole. Quindi grazie Paolo che No, figurati, grazie a voi. Wow. Un'opera che nasce dal cuore, destinata al cuore delle persone, dove lo sport viene visto uno sport che in realtà probabilmente non c'è più, perché ormai quel tipo di sport, forse con il troppo business, lo stiamo perdendo. A questo punto, concludendo, io a questo punto faccio la Mazzurro. Se avessi dimenticato qualcosa, senza spoilerare il film, di Come un padre, che cosa avrei dimenticato nel racconto, di questo breve racconto? Domanda. Io penso che le figure più importanti in questo docufilm, oltre alle varie dichiarazioni, insomma, dei figli adottivi e non di Carlo Mazzone, una figura molto importante, adesso senza dare troppe anticipazioni, è la famiglia di mio nonno, i suoi genitori, perché alla fine. Sì, si parla del rapporto tra Carlo Mazzone e i suoi figli, ma si parla anche di Carlo Mazzone figlio. Ed è appunto un rapporto, un amore che va analizzato ed è molto, molto presente nel docufilm, in tante scelte che ha fatto mio nonno, la famiglia l'ha messa al primo posto. Adesso mi viene in mente appunto di un aneddoto della sua infanzia, di quando appunto i primi soldi che nonno fece da calciatore, che all'epoca lo stipendio di un calciatore era poco più di quello di un operaio, lui lo spediva subito alle sue sorelle, alla sua famiglia, e indubbiamente questo, anche qui c'è un cerchio che si va a chiudere. E quindi penso che questo sia un passaggio molto importante e che non va sottovalutato, perché alla fine, appunto, questo, come dicevo, questo film è un po' un cerchio perfetto che si chiude dall'inizio alla fine. E perciò, ecco, anche qui fa molto riflettere sull'importanza della famiglia nei confronti di un figlio che ha una passione e che molto spesso, appunto, il sostegno dei propri genitori è molto importante. Ah, io qualcosina vorrei aggiungere per quanto riguarda questa domanda, se mi posso permettere. Diciamo che ovviamente nella carriera di Carlo Mazzone come mister, come calciatore, le cose potrei dire mancherebbero una marea, ma è ovvio quello, no? Cioè andrebbe fatto, non so, come un padre 2, come un padre 3, cioè diventerebbe una sorta di enciclopedia di come un padre, no? Fino al 30° volume. Però il discorso è che questo documentario rappresenta cioè vuole raccontare la storia di un uomo, da quello che si evince, da quello che si vede, è vero, di un uomo sportivo che ha fatto la storia del calcio, ma viene molto attraversata la parte dell'essere umano di Carlo Mazzone. Ecco perché io molto spesso leggo anche dei commenti, Alessandra forse l'ha letti pure, e anche Iole, di gente che dice sì, carino, ma manca questo, sì, carino, ma manca quello, sì, carino, ma manca quell'altro, ma è ovvio che manca un sacco di cose, cioè lo saprebbe chiunque, no? Però bisogna capire anche di cosa uno vuole parlare di questo documentario. Quindi uno deve apprezzare il racconto di Carlo Mazzone, uomo che ha fatto tanto nel calcio, nella storia del calcio italiano e anche non solo, direi. Quindi, diciamo, fare un po' troppo, diciamo, cercare questo cavillo che manca diciamo, il dettaglio del Mazzone calciatore, che sì, viene raccontato nel docufilm, ma non vuole raccontare quello fondamentalmente. Mi sento di dire solo questo, scusate se forse sono un po' fuori, diciamo, off topic, come si dice, ma non voleva essere, diciamo, mia intenzione, soltanto fare questa precisazione. Io vi ringrazio per avermi contattato, è la prima intervista che faccio, grazie per avermi coinvolto in questa intervista. Grazie, vi ringrazio anch'io e ringrazio Paolo, insomma, che mi ha reclutata. Sono contenta che finalmente qualcuno abbia intervistato Paolo, il compositore appunto delle musiche, perché Grazie.
bisogno anche di sentire quello che aveva da dire lui. Quindi grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta mandando i suoi feedback meravigliosi su questo documentario. Grazie, grazie davvero. Beh, io anche vi ringrazio veramente, colgo l'occasione per ringraziare, non smetterò mai di farlo, Paolo e Alessandra per aver abbracciato questa proposta, per averla proprio cresciuta, accudita come dei papà, come un papà e una mamma. Quindi, beh, per me è veramente un grandissimo piacere ed è un grande regalo che abbiamo fatto a mio nonno, l'abbiamo un po' reso immortale. E questo mi beh, da nipote mi emoziona e soprattutto ringrazio appunto tutte le persone che stanno guardando questo documentario, che stanno scrivendo la loro. Chiudo con perché adesso ho preso il telefono e mi è arrivata già una caterva di notifiche in cui appunto tutti mi scrivono: bellissimo, complimenti a Alessandra, mi sa che è sulla mia stessa barca. E quindi volevo lasciarvi con un commento che mi ha veramente colpito, di un ragazzo, un mio caro amico tra l'altro, che mi ha scritto dicendomi: non avevo più visto mio padre piangere alla morte di mio nonno fino a quando non ha visto il documentario. E gli ha ricordato, insomma, tutti i bei ricordi della propria famiglia. Questo è un grande traguardo, non far piangere le persone, però farle emozionare. Quindi grazie, grazie veramente.